per raccogliere aiuti anche concreti che stanno arrivando dai vari paesi. E oggi registriamo 10.000 vittime, abbiamo superato 10.000 vittime, è un numero che ci colpisce particolarmente, si allarga la ferita nella nostra comunità nazionale, è una ferita che non potremo mai dimenticare. Quindi come prima cosa permettetemi di volgere un commosso pensiero a tutti i sentimenti di vicinanza del governo, ma credo e sono sicuro di interpretare di tutti gli italiani per i familiari, il pensiero a queste vittime e ai loro familiari. C'è un altro dato che nello stesso tempo ci incoraggia. Oggi segnaliamo 1.434 guariti, è il numero più alto. Quindi ci confronteremo adesso inizio settimana con gli scienziati, i nostri esperti, con il comitato tecnico scientifico e confidiamo che ci portino delle buone notizie. Noi ci manteniamo sempre vigili e attenti, ovviamente per adeguare le nostre valutazioni sulla base delle loro raccomandazioni. Oggi vogliamo dare anche il segno della presenza concreta dello Stato. L'ho detto nei giorni scorsi, lo Stato c'è. Ci sono tanti cittadini in difficoltà. Vorrei dire loro che non stiamo girando il volto, lo sguardo dall'altra parte. Siamo assolutamente consapevoli che in questo momento ci sono tante persone che soffrono. Sono sofferenze psicologiche, ce ne rendiamo conto, non tutti siamo abituati a stare in casa, non eravamo abituati a stare in casa e a limitare gli spostamenti, ma ci sono anche tante sofferenze materiali di chi addirittura inizia ad avere qualche difficoltà o già ce l'aveva per quanto riguarda i generi alimentari, l'approvvigionamento, per quanto riguarda prodotti farmaceutici. Di qui con il ministro Gualtieri, con tutti gli altri ministri e le nostre strutture abbiamo lavorato. Abbiamo lavorato intensamente per varare subito un provvedimento di grande urgenza, di grande impatto. Coinvolgiamo i comuni, i sindaci. I sindaci sono le nostre sentinelle, le nostre prime sentinelle, le prime antenne per quanto riguarda le comunità locali, per quanto riguarda le necessità dei cittadini. Allora ci affidiamo a loro. Disponiamo, ho appena firmato un DPCM che dispone a loro giriamo la somma di 4 miliardi e 3 a valere sul fondo di solidarietà comunale, un anticipo del 66% che giriamo ai comuni. Lo facciamo in anticipo rispetto alla scadenza che era prevista a maggio. Ma al di là di questo, forse la cosa più importante che adesso riguarda i cittadini, molti cittadini, ahimè, che ci ascoltano e che sono in grandi difficoltà, è che con una ordinanza della Protezione Civile, noi aggiungiamo a questo fondo 400 milioni. Questi 400 milioni è un ulteriore anticipo che destiniamo ai comuni con il vincolo di utilizzare queste somme per le persone che non hanno i soldi per fare la spesa. Quindi da questi 400 milioni che verranno distribuiti da tutti gli 8.000 comuni del nostro territorio, nasceranno dei buoni spesa, delle possibilità di erogare da parte dei comuni dei generi di prima necessità, generi alimentari, con la catena anche della solidarietà, servizi civili e tutta la catena del volontariato del terzo settore. Noi confidiamo quindi che già dall'inizio della settimana prossima i sindaci siano nella condizione, attraverso servizi sociali, associazioni di volontariato del terzo settore, di erogare concretamente questi buoni spesa o anche di consegnare direttamente generi derrate alimentari alle persone bisognose. Non vogliamo lasciare nessuno solo, abbandonato a se stesso, soprattutto in un momento in cui l'intera comunità nazionale è così sofferente e ci sono quindi delle sofferenze ancora più acuite. Siamo tutti sulla stessa barca, stiamo tutti vivendo questo disagio, questi sacrifici, dobbiamo aiutare chi in questo momento è in maggiore difficoltà. Deve nascere questa catena di solidarietà e anche la ragione per cui nell'ordinanza della Protezione Civile noi abbiamo anche previsto delle misure rafforzate per favorire le donazioni.
Donazioni quindi da parte anche di produttori, distributori. Non vogliamo tassare la solidarietà e anzi faccio un appello anche alla grande distribuzione perché possano aggiungere, se mai di loro, un 5%, addirittura un 10% di sconto a chi acquista con questi buoni spesa. Un'ultima notizia aggiungo, rispetto poi al, lascio la parola al ministro Gualtieri. Stiamo lavorando intensamente perché con la ministra Catalfo in particolare, che ringrazio, con l'INPS, gli uffici dell'INPS e il presidente Tridico, perché chiaramente abbiamo varato alcune misure. Adesso è importante che le misure stanziate, le misure importanti, stiamo parlando di 25 miliardi stanziate col decreto Cura Italia, arrivino subito nelle tasche delle famiglie, delle imprese, dei cittadini. Vedete, non è semplicissimo, lo voglio chiarire, perché parliamo di 16 misure di differente tipologia per una circa 10 miliardi e una platea di 11 milioni di persone. Stiamo facendo di tutto perché la burocrazia, i tempi ordinari della burocrazia a cui siamo abituati siano non solo dimezzati, ma vorrei dire addirittura azzerati. Su questo io stesso sono intransigente e devo dire che gli uffici dell'INPS stanno lavorando allacremente, quindi vogliamo mettere in condizione tutti coloro che hanno diritto alla cassa integrazione ordinaria, alla cassa integrazione in deroga, a poter beneficiare ovviamente delle somme cui hanno diritto nel più breve tempo possibile. Un grande sforzo perché tutti questi pagamenti siano formalizzati possibilmente entro il 15 aprile, a dispetto dei tempi che sono stati indicati normativamente, se possibile anche prima. Questo vale quindi per cassa integrazione ordinaria, per cassa integrazione in deroga, vale anche per i vari bonus. Noi abbiamo previsto il pagamento di 5 bonus indennizi, come sapete, da 600 euro che vanno a beneficio dei liberi professionisti, collaboratori coordinati continuativi iscritti alla gestione separata dell'INPS, lavoratori autonomi, artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni, mezzadri, lavoratori stagionali del settore turismo, degli stabilimenti termali, lavoratori agricoli, dello spettacolo. Ecco, tutti questi hanno diritto a un bonus riferito al mese di marzo. Stiamo facendo di tutto perché, già potendo presentare la domanda al 1 aprile, con un semplice PIN semplificato sul cellulare verrà scaricato collegandosi al portale dell'INPS, si possa, attraverso l'ausilio dei patronati, consente ottenere subito la disponibilità di queste somme. E poi ci sono anche modalità, come dire, anche qui percorsi burocratici accelerati per godere dei nuovi congedi parentali Covid-19 e anche dei moduli, dei percorsi molto rapidi per le stesse imprese. Vi chiedo di comprendere questo sforzo. La macchina statuale purtroppo richiede delle procedure, dei procedimenti complessi. Noi stiamo facendo l'impossibile veramente per azzerarli. Grazie. Ministro Gualtieri. Grazie Presidente. Sono giorni molto difficili e nessuno deve essere lasciato da solo. Per questo, con questo provvedimento, noi rendiamo immediatamente disponibili delle risorse per i comuni per poter sostenere, aiutare le persone più in difficoltà a reperire generi alimentari, prodotti di prima necessità. Io vorrei davvero ringraziare per questo l'ANCI, per la disponibilità, la collaborazione e il metodo più rapido per far arrivare immediatamente un aiuto concreto a chi è più in difficoltà. E quindi noi oggi abbiamo intanto con un DPCM anticipato l'erogazione di 4 miliardi e 300 milioni di risorse del Fondo di Solidarietà Comunale per i comuni per dare ossigeno immediato ai loro bilanci, e poi aggiungiamo 400 milioni attraverso un'ordinanza della Protezione Civile
con i quali che saranno distribuiti ai comuni tenendo conto della dimensione demografica ma anche dei requisiti socio-economici per poter erogare immediatamente un aiuto alle persone più in difficoltà attraverso sia l'erogazione di buoni spesa sia anche la distribuzione diretta di generi alimentari e di prodotti di prima necessità. È quindi una risposta concreta, immediata, che stiamo dando nella consapevolezza che l'erogazione concreta su cui l'INPS e tutte le strutture della pubblica amministrazione stanno lavorando, della cassa integrazione, del sussidio dell'indennità di 600 euro, è certa, sarà rapida rispetto ai tempi tradizionali, con una rapidità senza precedenti, ma può comunque lasciare scoperte delle persone ed è quindi necessario che nessuno sia lasciato da solo e quindi in questo modo, anche con l'aiuto dei comuni e delle associazioni di volontariato di terzo settore, noi rendiamo disponibili delle risorse immediate per consentire a chi ne ha bisogno di accedere a generi alimentari, prodotti di prima necessità. Vorrei ringraziare anche chi è riuscito a in tempi record a confezionare, a rendere possibile questa misura che sarà già operativa immediatamente, già da domani mattina, e ringraziare ancora l'ANCI, vedo Presidente De Caro, per l'aiuto e il contributo a questo sforzo e questo impegno straordinario. Grazie Ministro Gualtieri. È in collegamento con noi anche il Sindaco di Bari, il Presidente dell'Associazione Nazionale dei Comuni, Antonio De Caro. Ringrazio perché l'interlocuzione con loro, con l'ANCI, è stata, come ha anticipato il Ministro Gualtieri, fondamentale per mettere a punto questa misura di pronto intervento che ci dovrà servire per intervenire a favore delle persone che sono più in difficoltà nei prossimi giorni. Quindi l'ANCI è stata fondamentale, distribuiremo questa somma con dei criteri che adesso il Presidente De Caro ci anticiperà e ovviamente abbiamo già concordato, sarà fondamentale coinvolgere non solo i servizi sociali che abitualmente lavorano con i comuni dei comuni, ma anche tutta la catena del terzo settore, delle organizzazioni di volontariato, di promozione sociale, tutte le strutture associative che sono, diciamo, il cuore pulsante della solidarietà in Italia. E da questo punto di vista siamo convinti che questa macchina organizzativa dimostrerà, come ha sempre saputo fare, storicamente sa fare, una efficacia operativa incredibile. Presidente De Caro. Sì, Presidente, questa emergenza ha rideterminato un po' le nostre priorità e la prima oggi è quella di permettere ai propri cittadini di poter pagare i propri figli. In queste ore a noi sindaci arrivano centinaia di richieste da parte di tante famiglie che stanno vivendo una difficoltà dal punto di vista economico e dal punto di vista sociale. Noi abbiamo messo in campo tutte le energie che sono presenti nelle nostre comunità, dalle poche risorse disponibili da parte dei comuni, le donazioni, dalle grandi aziende ai singoli cittadini, che ringrazio per quello che stanno facendo per le nostre comunità, attraverso una rete straordinaria di volontari che stanno lavorando ogni giorno nei nostri comuni e stiamo dando la possibilità di portare generi alimentari e prodotti di prima necessità a chi ne ha bisogno. Questo provvedimento che abbiamo concordato in queste ore ci permette immediata, è un provvedimento a zero burocrazia che permetterà di dare una risposta velocissima da parte dei servizi sociali, una risposta immediata per dare la possibilità a tutte le persone che ne avranno bisogno di poter acquistare generi alimentari e prodotti di prima necessità. Queste risorse aggiuntive le distribuiremo sulla base della popolazione e dell'indice di povertà delle nostre singole comunità. Noi sì, studi di quelle che sono le preoccupazioni e anche le angosce delle nostre comunità e ancora una volta faremo la nostra parte insieme alla nostra comunità, facendo in modo di non lasciare indietro nessuno.
Grazie Presidente De Caro, vi prego, ne approfitto, ecco, per ringraziare con lei davvero tutti i sindaci. Vi ho definito le prime sentinelle degli avamposti del territorio, le prime antenne, e da questo punto di vista so in questa fase emergenziale come siete esposti, perché in ragione della prossimità, del contatto prossimo che avete con i cittadini, raccogliete direttamente le loro doglianze, le loro lamentele, i loro bisogni, quindi il vostro aiuto è assolutamente fondamentale. Grazie davvero. Adesso ci sono delle domande, ci sono dei giornalisti collegati. Galluzzo.